In ambito della celebrazione del trentennale del FEC e in accordo con la sovrintendenza, quest'anno viene ricollocata l'acquasantiera della famiglia Bordoni all'interno della chiesa di Santa Maria Novella. Nei primi del Novecento l'acquasantiera è stata portata al Museo Nazionale del Bargello di Firenze e in occasione del trentennale viene ricollocata nella sua posizione originale. Questa acquasantiera è stata realizzata dalla famiglia Bordoni, che ha donato alla chiesa uno dei pilastri che la sostiene e alla base ha fatto collocare questa acquasantiera in cui sono rappresentate le vestigia della famiglia, quindi la rappresentazione araldica della lupa e il bordone che era un bastone dei pellegrini. Questa rappresentazione è sia sulla parte del fusto che sul bacile, che in questo momento è capovolto per le fasi di rimontaggio. L'acquasantiera è stata documentata, fatta una documentazione fotografica, è stata eseguita il rilievo grafico, è stata fatta le indagini sulle superfici in accordo con l'istituto, il CNR di Firenze. E dalle analisi sono emerse le presenze di ossalati, quindi dei trattamenti antichi. In questa fase siamo nella fase operativa dell'intervento di restauro, di recupero e l'acquasantiera in questo caso, potete vedere, è collocata divisa, il bacile capovolto e il fusto in orizzontale. Questo era per innanzitutto verificare quelli che sono gli elementi costitutivi, gli elementi di ancoraggio originali dell'acquasantiera e gli elementi che in qualche modo lo garantivano la sua messa in sicurezza. Sono emerse interessanti elementi quali perni in ferro battuto, fermati e sigillati con piombo e con malta utilizzata per ancorare. È un sistema interessante di ancoraggio legato a fermature e a lavorazioni particolari. In questa fase di studio e di ricerca abbiamo in qualche modo impostato quella che è la sua ricollocazione nella messa in sicurezza dei due elementi che costituiscono l'acquasantiera. Il fusto alla base era garantito mediante un pernio in ferro battuto che nel tempo, fermato con malta, che nel tempo si era alterato e praticamente aveva perso la sua aderenza, come si può vedere dall'erosione del ferro. E innanzitutto sono stati rimossi i perni ossidati e ammalorati dalla sua collocazione. Mentre sono stati progettati una messa in sicurezza di elementi in acciaio, inox, che ne garantiscono la reversibilità e nello stesso tempo la sicurezza dell'ancoraggio.